Ciao amici, buonasera a tutti. Mi sto preparando uno spaghetto con zucchina e cozze. L'orto sta continuando a dare i suoi frutti, questa è una bella zucchina che faccio da lì e poi la arrosolo in padella. La frullo e quindi la uso come base per lo spaghetto. Intanto mi trito la zucchina, vi consiglio di seguire la ricetta e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ecco qua, vedete quadrettini non eccessivamente grandi, così riesco a rosolarla bene. Ci vediamo più tardi per l'assaggio. Anche le cose sono già pronte, guardate un po', già preparate, quindi le aprirò in padella velocemente. Prezzemolo, aglio, questi sono gli ingredienti base, eccoli qua. Tanto mettiamo a posto. Intanto continuo a tagliarmi la zucchina, listarelle e poi una volta finito mi trito il prezzemolo. Separo i gambetti che poi uso per le cozze e il resto lo trito grossolanamente senza fare una grana sottile. Prezzemolo fresco, bellissimo. Due spicchi d'aglio che schiaccio e li lascio in camicia, uno lo userò per le zucchine e l'altro per le cozze. Ecco qua, una bella padella capiente e ci metto un bel po' di olio. Le mie ricette non sono dietetiche, quindi quando l'olio è buono ne metto perché insaporisce. Lo spicchio d'aglio e le zucchine e le faccio dorare. Un po' di pepe, non ci metto sale perché le cozze che poi userò avranno il loro sapore salato. Ecco qua, un po' di vino bianco per sfumare ho messo e poi copro. Le faccio dorare e cuocere. Ecco qua, guardate un po' quando comincia ad avere quella doratura da una parte, sono praticamente pronte. Ancora una giratina e poi le posso tirar via. Le metto in un bicchiere perché le devo frullare. Nella stessa padella aggiungo un po' di olio extravergine d'oliva, i gambi del prezzemolo e l'altro spicchietto d'aglio. Quello precedente l'ho lasciato e butto le cozze che ho già sbissato, sciacquato e un po' grattato senza impazzire perché lucidarle, come ho detto anche in altre ricette, non serve a niente. Ecco qua, un po' di vino bianco e le copro. Questo per qualche minuto a fiamma viva finché incominciano ad aprirsi. Ecco qua, man mano che si aprono, per non farle cuocere troppo e lasciarle sempre morbide, le tolgo e incomincio pian piano, quelle che sono aperte, vedete, a levarle e le metto da parte. E poi sempre col fuoco acceso le altre pian piano si apriranno. Da evitare come al solito per precauzione quelle che rimangono chiuse le levate. In questo caso sono aperte tutte, quindi problemi non ce ne sono stati. Filtro il sughetto delle cozze con un colino a maglia estremamente fina e lo verso nelle zucchine che adesso poi frullerò. Ecco perché non ho messo il sale in cottura. Una bella frullata per ottenere una crema e questa crema sarà qui la base degli spaghetti. Adesso delle cozze uso i frutti, i gusci non mi servono. Guardate che belle, delle belle cozze. Ecco qua. Il sughetto che rimane del fondino, anche questo lo filtro e lo metto nelle cozze, così non si asciugano e rimangono sempre sugose e morbide. Un po' di prezzemolo da una parte e dall'altra, prezzemolo fresco, e ci siamo. Adesso butto la pasta e la porto come al solito a quasi cottura, per poi, come vedete, risottarla o meglio mantecarla nella crema di zucchine. Due mestoli di acqua di cottura per farla rinverire un po' e poi giù la pasta. Un bel condimento, diciamo che non lascio un condimento leggero, ma mi piace che la pasta sia sempre estremamente condita. Una bella girata e quindi faccio amalgamare per bene la crema agli spaghetti. Guardate un po'.
E una volta fatto questo, spengo perché oramai la pasta è già cotta. E adesso unisco le cozze, i frutti delle cozze, come vediamo, con un po' di prezzemolo che avevo messo sopra. E così siamo quasi pronti. Guardate che meraviglia! Uno spettacolo! Un po' di prezzemolo fresco e via adesso a mangiare. Come al solito, piattino per la degustazione. Ecco qua. Un profumo spettacolare. Ecco qua. Amici, buon appetito. Gli occhiali me li tolgo però. Calda. Stravanata, è stravanata. Ragazzi, fatela perché ne vale la pena. Alla prossima ricetta.